Buongiorno, sono Antonio Corrado del ristorante Il Napoleon di Ancona e oggi insieme prepareremo i profiterol di radicchio e castelmagno. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di castelmagno sapori e dintorni Conad, 200 g di ricotta, un radicchio di Chioggia, un uovo, del prezzemolo, della salvia, un paio di noci, chiodi di garofano, un pizzico di cannella, una grattugiatina di noce moscata, dell'olio, della panna, una noce di burro, del sale e un pizzico di zucchero. Bene, è una ricetta molto semplice, iniziamo col preparare la farcia. Prendiamo della ricotta e la mettiamo in una ciotola. Il castelmagno, sapori e dintorni Conad, che chiaramente priviamo della scorza e andiamo a grattugiare. Conviene sempre grattugiarlo da fresco al momento della preparazione e non con notevole anticipo per conservare tutte le sue fragranze e il suo sapore. Generosa grattugiata perché è il protagonista di questa ricetta, quindi non lesiniamo. Aromatizziamo con un pizzico di cannella, una lievissima grattugiatina di noce moscata, un pizzico di sale, delle noci tritate, un paio di foglioline di salvia. Consiglio di utilizzare della salvia fresca e non secca, anche qui per mantenere la fragranza delle erbe aromatiche. Analogamente facciamo con delle foglioline di prezzemolo che daranno freschezza a questa preparazione. Per legare il tutto utilizzeremo un uovo e cominciamo ad amalgamare la farcia. Ecco, è pronta la nostra farcia e per fare in modo di avere una preparazione ottimale la passiamo qualche minuto in frigorifero. Bene, mentre la nostra farcia riposa in frigorifero, andiamo a prepararci il radicchio. Eliminiamo dal basso il torsolo, che è la parte più dura del radicchio, e così facendo potremo recuperare facilmente le foglie esterne che per questa preparazione sono quelle che maggiormente ci interessano. Sono le più grandi e quindi più facili da lavorare. E li andiamo a sbollentare nell'acqua che avevamo messo precedentemente a bollire. Deve essere un'operazione rapida, vogliamo mantenere comunque un minimo di croccantezza delle nostre verdure, per cui ci servirà solo per sbollentarle. E infatti appena vediamo che si inteneriscono le andiamo a passare in acqua molto fredda, possibilmente anche con del ghiaccio. In questo modo non solo bloccheremo la cottura, ma preserveremo il classico colore rosso carminio del radicchio. Spegniamo l'acqua. Con l'aiuto di un canovaccio o con della carta assorbente andiamo a tamponare ed eliminare quindi l'acqua e l'umidità dalle foglie di radicchio. In questo modo. E tiriamo dal frigorifero la farcia che nel frattempo si sarà riposata e rassodata. Bene, disponiamo sul piano di lavoro le foglie che nel frattempo hanno perso l'umidità in eccesso e dividiamo la farcia nelle varie foglie. È chiaro che il protagonista in questo piatto è il castelmagno e il suo sapore, per cui le porzioni di ripieno saranno generose. Chiudiamo con cura le foglie, facendo attenzione di girare prima la parte del torsolo, che è quella più dura, più coriacea, in modo che rimarrà all'interno a contatto con l'umidità della farcia, e diamo la forma di appunto di profiterol, quindi di sfere ripiene. Preparate i nostri profiterol, andiamo a scaldare una padella e aggiungiamo un filo d'olio, pochissimo burro,
e aromatizziamo questo fondo con uno spicchio di cipolla e un chiodo di garofano. Diciamo che è un fondo questo che non deve essere eccessivamente saporito, quindi non dobbiamo far stare le verdure parecchio tempo, non abbiamo bisogno di caramellare la cipolla o comunque di farla appassire, ci servirà solo per dare un po' di aroma. Ecco perché sarà una preparazione molto molto rapida. Infatti appena vediamo lo sfrigolamento, per quanto riguarda la cipolla possiamo anche eliminarla. Il consiglio che vi do è quello magari di mettere dei pezzi piuttosto grossi in modo tale che sono facili da poter eliminare. Eliminiamo anche il chiodo di garofano che ha fatto il suo lavoro e in questo fondo andiamo a passare velocemente i nostri profiterò. Mentre si cuociono in padella, o meglio prendono gli aromi, perché ricordiamoci che il radicchio è già cotto e la farcia è una farcia che non ha bisogno di cottura, spolverizziamo con un pizzico di zucchero, proprio poco, che servirà solo a dare una maggiore caramellizzazione e quindi diamo una presentazione anche gradevole al nostro piatto. Li teniamo in caldo e nel frattempo ci prepariamo una salsa veloce d'accompagnamento, che è una salsa facilissima e velocissima. Versiamo in un tegame della panna, anche qui una noce di burro, una generosa grattugiata di castelmagno. Non aggiungo il sale perché il castelmagno ha già una sua sapidità importante. Aspetto che si fonda il formaggio e crea appunto un'emulsione con la panna e il burro. Prendiamo i nostri profiterò e componiamo il piatto proprio come se fosse una presentazione da pasticceria, quindi con la classica composizione un po' a piramide. Andiamo a salsare con la crema al castelmagno che abbiamo preparato. E per dare un po' di croccantezza e guarnizione al piatto aggiungiamo delle lamelle di noci. E i nostri profiterol al castelmagno sapore dintorni Conad sono pronti.